Bentrovati a Medical News, il TG della salute di Medical Excellence TV. Apriamo parlando di tumore alla prostata, una sola piccola incisione nascosta nell'ombelico al posto delle 6 richieste dell'intervento standard per rimuovere, grazie a un robot chirurgico, una prostata colpita da tumore. È l'intervento realizzato dagli esperti dell'ospedale San Raffaele Turro su un paziente di 56 anni che la struttura riporta come il primo caso in Italia di prostatectomia radicale robotica single port, ovvero praticata con un solo microtaglio chirurgico. Il cancro alla prostata è il più frequente tumore solido nei paesi occidentali ed è la seconda causa di morte negli uomini dopo il tumore al polmone. La procedura è stata eseguita da Franco Gaboardi, esperto di chirurgia urologica mini-invasiva e primario di urologia al San Raffaele. L'operazione è riuscita. Pur non potendo trarre conclusioni definitive, i vantaggi di questa tecnica sono soprattutto un'importante riduzione del dolore post-operatorio e una più rapida dimissione del paziente. Cambiamo argomento. È stato pubblicato un interessante studio italiano intitolato Effetti dell'esposizione a piccole particelle sui ricoveri ospedalieri per sclerosi multipla nella regione Lombardia. Secondo alcuni ricercatori, la sclerosi multipla è una malattia cronica infiammatoria demielinizzante del sistema nervoso centrale, caratterizzata da recidive ricorrenti di infiammazione che provocano lievi o gravi disabilità. L'esposizione a piccole particelle sospese nell'aria è stata associata a un aumento acuto nelle risposte infiammatorie sistemiche e nella neuroinfiammazione. Nel presente studio viene ipotizzato che l'esposizione a microparticelle potrebbe aumentare i casi di ricovero per sclerosi multipla. I loro risultati potrebbero aprire nuove strade per la determinazione dei meccanismi patogenici della sclerosi multipla ad essere potenzialmente applicate ad altre malattie autoimmuni. Cambiamo argomento, parliamo di un aumento della mortalità nel 2015. L'Istituto interviene dopo il clamore suscitato dalla diffusione dei dati sui decessi dei primi 8 mesi dell'anno. La stima riportata da alcuni quotidiani di aumento è di circa 68.000 decessi a fine 2015, ma si basa su un'ipotesi di mantenimento del tasso di crescita registrato nei primi 8 mesi, anche sui 4 mesi restanti dell'anno. Tale ipotesi potrebbe invece essere smentita qualora si registrasse una stabilità o addirittura un calo nel numero dei decessi, come altre volte è già avvenuto. Infatti nel 2011 si è avuto un incremento del numero di morti, soprattutto nei primi 3 mesi dell'anno. Il 2013 e il 2014 sono stati al contrario anni con un numero più contenuto di decessi rispetto alla tendenza attesa. Chiudiamo parlando di buone regole per il cuore. L'American Heart Association ha messo a punto un eptalogo per mantenere in buona salute il cuore. 7 semplici e chiare regole da seguire per proteggere il cuore e che danno appunto i loro frutti. Le 7 regole d'oro per il cuore consistono nel tenere sotto controllo la pressione arteriosa, il colesterolo, la glicemia. Le altre regole prevedono di fare attività fisica, mangiare in modo sano e perdere peso laddove fosse necessario. Sicuramente smettere di fumare. Precedenti ricerche avevano dimostrato che rispettare le regole dei 7 Simple consente di abbattere il rischio di cardiopatia ischemica e di ictus, ma lo studio appena pubblicato dimostra che questi benefici si estendono anche allo scompenso cardiaco, una condizione che interessa sempre più persone in tutto il mondo e che è molto difficile da trattare sostanzialmente per mancanza di terapie. E vi ringraziamo per essere stati con noi anche oggi, vi diamo appuntamento ad una nuova edizione aggiornata, ricordandovi che potete seguirci anche nel nostro portale web di benessere e salute all'indirizzo che trovate alle mie spalle. Alla prossima!